Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Scarlatto. Allora, siamo qui dopo aver battuto la palestra e siamo pronti per andare avanti. Qui intanto piove, da quel che vedo. E mi pare che lì c'è un avamposto. Uchika Gamer. Salve Garof. Esatto, sono Garof. Apprezzo molto la tua flessibilità mentale, anche se noi sappiamo che è il preside, perché si vede che è il preside. Direi che questa è l'occasione perfetta per riprendere la conversazione che avevamo lasciato a metà. Come già sai, sono entrato nell'operazione Stardust per fare chiarezza sulla questione del Team Star e sul mistero che li circonda. La cosa che mi importa di più è sapere perché hanno smesso di venire a scuola. I miei interessi sono in linea con quelli di Cassiopea, che vuole sciogliere il Team Star. Da quando mi sono unito all'operazione Stardust, sono già riuscito a entrare in contatto con loro. E dopo aver parlato con alcuni dei loro membri, credo di avere le linee un po' più chiare. Oh, le idee un po' più chiare, scusatemi. Però mi servono altre informazioni. Ho bisogno di parlare anche con i membri delle altre bande del Team Star. Se affronti un'altra base, conta pure su di me. Ci si vede allora, Uchika Gamer. Bene, preside. Allora, vediamo un po'. Intanto ha smesso di piovere. Tipo buio? Ehi tu, dove credi di andare? Fermo lì. Noi siamo il Team Star e questa è la base della divisione di tipo buio. Ma forse ci conosci meglio con il nome di Banda Sane. Precisamente. E a noi gli intrusi come te non piacciono proprio per niente. No signore. Scusa Ma è meglio che fai dietro front o te ne torni da dove sei venuto. O preferisci che ti convinciamo con le maniere forti? Ehi, aspetta un attimo, io ti conosco. Ma sì, sei quello lì, Uchika Gamer, vero? Quello che ha dichiarato guerra al Team Star, il nostro nemico numero uno. Mi sa di sì. E lo ammetti così? Accetta un consiglio. In questi casi è meglio far finta di niente e negare tutto. Sia come sia, di qui non si passa. O te ne torni a casa o ti faccio tornare io a suon di Pokémon. Accetto la sfida. Ah, ma che insolenza! Quelli come te mi fanno dare di matto. Preparati a sentire l'amaro sapore della sconfitta. Star position! Murkrow! Lancia fiamme! Shottata! Ok, Paumo è salito al 35. Ma deve essere arrivato il momento di calare il sipario. Ah, che fastidio. Beh, al resto pensaci tu, d'accordo? Astra la vista. Astra la vista? Perdona,
È appena entrata nel team e mi sa che non ha ancora imparato le buone maniere. Uff. Beh, io ora me ne torno alla nella base e vado ad allertare gli altri. Ti avviso, appena entrerai ti attaccheremo in massa. Fossi in te, taglierei la corda. In ogni caso, buona fortuna. Hasta la vista! Sei riuscita a deludere la sorveglianza? Di fronte a te c'è il covolo della banda Sane, la divisione buio del Team Star. Il loro capo è Romelio, coordinatore del Team Star, nonché compositore della colonna sonora del team. È un tipo sveglio, Romelio. Presumo che la nostra dichiarazione di guerra non lo abbia scosso più di tanto. Sospetto che il suo piano sia di fiaccarti con onde di reclute per poi finirti personalmente. Con un tipo come lui è inutile ricorrere a stratagemmi, meglio una carica frontale. Metticela tutta, manda KO i Pokémon delle reclute e cerca di resistere finché non scenderà in campo Romelio. È tempo di dare la bella batosta alla banda Fame. Quando sarai pronto a dare il via all'incursione suona il gong. Allora, io non mi ricordo contro i tipi buio chi caspita è super efficace, ma vabbè. Aspetta, ma li vedo. Allora, quello è un... è un Rockraft, però viola. Aspetta. Quello è Swablu. Tipo drago, vieni qua. Ah no, ma ce l'avevo già. Al bagno. Siccome non l'avevo ancora incontrato selvatico. Allora, quelle Numel, Rockraft. Ok, no, Rockraft ce l'ho. Vabbè, suoniamo il gong, dai. La mia banda suona il gong. Ehi, finalmente si è fatto vivo anche da noi il tizio dell'operazione Stardust, o come si chiama. Il nostro momento di gloria è giunto, vendicando i nostri compagni potremo brillare in eterno nel firmamento del Team Star. Se sconfiggi almeno 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti, il nostro capo potrebbe ritenerti degno della sua presenza. Ok, va bene. Siete solo dei Sandile. Quindi voi cosa mandate? Murkrow? Dei Sableye, Painward. Siamo a 12. Quindi dai, dove sono gli altri? Ne mancano 10. Vai. 25.
Hai 27. 28. 29. Dai, ne manca uno. Vai, sai, Crisar. Alle 30. Siamo stati velocissimi. Non abbiamo speranza di vincere. Corro a chiamare il capo. Brava, corri, corri. E come sembrano sta cavolo di macchina. Teamstar, divisione buio, Romelio. Oh, Romelio, Romelio, perché sei tu Romelio? Però, il nostro intruso sa farsi notare. Ti chiami Uchika Gamer, giusto? Io sono Romelio, HDJ Crued... no, Crudelio. Tu chiamami pure come ti pare. Ma direi anche basta con l'intro. È ora di passare dritti all'outro. Metterò su un bel requiem che faccia da colonna sonora alla tua disfatta. Lottiamo allora e diamo inizio a questo party. Ho preparato una compilation di mosse che ti lascerà a bocca aperta. Vediamola. Ti hai mandato Painward, tipo acciaio? Va bene. Ne hai di fegato a dichiarare guerra al Teamstar? O forse più che fegato è incoscienza? Sicuro? È fuori uno. Di già? È il momento di far salire i BPM. Spacchiamo le casse e diamo... non ho capito cosa. Vabbè, l'attacco diminuisce. Livello 20? Vabbè, lanciafiamme. Turbo tenebra. Super efficace, perché il mio è di tipo buio. Inizio col botto, eh? Preparati alla playlist della hit bella lunga. La la! Mi sa che questo dovevo affrontarlo prima. Cioè, mi sa che mi sono allenato un po' troppo. Ops! Mi sa che... questo mi sa che doveva essere il secondo ad affrontare. E questo è quanto. Un anno e qualche mese prima. E questo è quanto. Che c'ero meglio? L'arcicapo voleva il mio parere su un paio di cose. Quindi abbiamo fatto una chiacchierata. E preso delle decisioni. Cioè? Beh, tanto per cominciare l'operazione Star e poi il codice di condotta del team. Ultimamente abbiamo avuto un sacco di nuove reclute, no? Quindi pensavamo che sarebbe meglio fissare qualche regola, tipo un codice di condotta, ecco. Oh, e darai una mano anche tu a stilare questo regolamento, Romelio? No, per carità, troppa pressione. Ho iniziato ad attirare antipatie dopo che sono diventato rappresentante degli studenti. E insomma, sapete perché, no? Beh sì, hai cominciato a imporre una sfilza di regole fastidiose. E quindi sei stato sostituito subito, veloce veloce. Non posso che confermare. Un esempio fu il divieto d'aver capigliatura che sporgesse più di 3 cm oltre la nuca.
rammento ancora qual vessazione fu. Appunto, è proprio per questo che io con le regole non voglio averci più niente a che fare. Non c'è storia, non ci sono portato. Ma sei sempre stato tu a prenderti cura di tutti i membri del team, Romelio. Infatti, non c'è recluta che non si fidi ciecamente di te, mio caro. E poi dai, non sei mica più il Romelio pedante e puntiglioso di prima. Chissà, magari delle regole scritte dal nuovo Romelio non sarebbero più tutta sta catastrofe. Invero. E va bene, ho capito. Mi avete preso per sfinimento, lo farò. Ho fatto del mio meglio. Ho stilato io stesso il codice di condotta. Lascerò il mio ruolo come è giusto che sia. Questa è la medaglia del è la medaglia team, il simbolo della mia autorità. Prendila tu. Oh, almeno ci ha teso la mano. E visto che ci sono già, ti darò una MT da brivido. Ripicca? Ed eccoci quindi alla fine della festa. Devo fare tanto di cappello ai tuoi Pokémon, però. Uno più forte dell'altro, ma ne ho usato uno. Uno ne ho usato. Hai imparato all'accademia come allenarli e che mosse insegnargli? Non proprio. Capisco. Beh, dimmi un po', come va a scuola? Ti stai divertendo? Un sacco. Capito. Tu sei Romelio, giusto? Santo cielo, ma che sono quei capelli? Ti ha colpito in faccia una mossa di un Pokémon? Voglio solo fare quattro chiacchiere con te. Eh? Sento come l'odore di una gran seccatura. Ma sì, tanto che ho di meglio da fare. Spara. Grazie, andrò dritto al sodo allora. Se voi del Team Star continuate su questa strada, verrete tutti espulsi, dal primo all'ultimo. Ma siete ancora in tempo per cambiare le cose. Sciogliete il Team Star e tornate a scuola. E tornate all'accademia. Ah, ma è di questo che volevi parlare? Beh, spiacente, ma stiamo aspettando una persona. Anche se non sappiamo se tornerà. Una persona? Un amico, per caso? Non proprio, è il capo più forte che ci sia nel Team Star. Voi allenatori avete la vostra super campionessa, no? Beh, noi abbiamo il nostro arcicapo, la persona che ci ha radunati e ha dato vita al team. E dove si trova adesso questo arcicapo? E dove si trova adesso questo arcicapo? Ecco la domanda da un milione di crediti Lega. Noi ci sentiamo da... Che sarà? Un anno e mezzo? Pensavamo che tenerlo in piedi il Team Star, che tenendo in piedi il Team Star, prima o poi l'arcicapo si sarebbe fatto sentire. Ma gli insegnanti continuano a insistere per farci lasciare il team. E adesso siete arrivati anche voi due a guastare le feste. Ma chi lo sa, magari l'arcicapo ci ha davvero abbandonati. D'altronde... Una volta aveva pure detto di voler sciogliere il team. Fammi capire, quindi l'arcicapo e il Team Star sono davvero così importanti per te? Importanti? Puoi dirlo forte. Per dirla come la dite voi all'accademia, sono il mio tesoro. Rato. Uchika Gamer. Mi è giunta voce che Romelio non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Capisco. Senza il suo capo, la banda Sane ha le ore contate. Romelio. Perdonami,
Ho molte cose per la testa al momento. Rimangono solo due basi. Possiamo dire che l'operazione Stardust sta andando a gonfie vele. Vorrei approfittarne per svelarti il vero scopo di questa operazione. Il mio obiettivo è sconfiggere l'arcicapo, la mente che ha reclutato i 5 capibanda per creare il Team Star. È un personaggio misterioso che controlla i 5 capibanda da dietro le quinte. Nessuno conosce la sua vera identità. Se lo sconfiggessimo e lo obbligassimo a dichiarare lo scioglimento del team, potremmo chiudere questa storia una volta per tutte. L'arcicapo non ha una base e tiene segreta la sua identità, quindi deduco che non ami farsi notare. Ma una volta sconfitti tutti e 5 i capi banda, sarà costretto a entrare in scena. Come promesso, ti invio le ricompense che ti spettano. Olè! 7 punti crediti Lega, ok. Macchine MT. Ho pensato che altre mosse potenti da insegnare ai tuoi Pokémon potrebbero tornarti utili. La squadra rifornimenti dovrebbe arrivare a momento, con il resto delle tue ricompense. Ehi là, Uchika Gamer! Stavate parlando di cose serie? Non lo stavo chiedendo a te! L'arcicapo, Cassiopea me ne aveva parlato. La persona che ha creato il Team Star, nonché la causa di tutti i nostri mali. Se lo sconfiggiamo, finirò per perdere il mio tesoro. Se non lo sconfiggiamo... E perché? Il tuo tesoro? Ah, la tua ricompensa. Meglio che te la dia prima che me ne dimentichi. Beh, io ho completato il mio incarico. Alla prossima. Mi raccomando, Uchika Gamer, non perdere. E chi ci ferma a noi? Ok, molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima. Ciao belli!